Questa esperienza artistica è stata ed è tuttora, credo, un'esperienza molto formativa. Penso che questo tipo di esperienza porti a un cammino inevitabilmente che coincide con la persona e con la personalità di ogni artista o di ogni essere umano in realtà che partecipa a questo evento. E è bello. È un'ottima opportunità di scoprire, di mettere in atto e di concretizzare le esperienze e le delusioni e tutto il percorso che, insomma, che si è sviluppato per ognuno di noi. Lavorare con artisti del calibro di Manuel, di Elisabetta e di Enzo è formidabile perché ci si rende veramente conto di quanto impegno, disciplina, costanza e quanto autostima bisogna dare al proprio lavoro. E ti dà modo di vedere meglio come quanto devi tenere a te stesso e quanto devi lavorare su te stesso ogni giorno, a prescindere da quello che sono i consigli, le direttive, tutto quello che comporta questo lavoro, però ti dà modo di capire come bisogna realmente reagire a questo evento. Lavorare con Enzo è assolutamente una bella esperienza, devo dire che sia come coreografo che come insegnante è stato un modo, per quanto mi riguarda, di riscoprire realmente un'essenza che avevo e che avevo un po' dimenticato. Avendo fatto un percorso molto, molto accademico di studio puro sul movimento, lavorare con lui è stato riscoprire realmente la personalità che si nasconde dietro il mio movimento. E questo è bello, è fondamentale. Questa esperienza artistica credo di prendere veramente tantissimo, soprattutto perché l'energia che ci stiamo mettendo tutti, ma l'energia comunque che ci trasmettono i più professionisti, insomma, è veramente tanta e c'è tanto da imparare e tanto da prendere per arrivare a lavori altri, sempre più pronta, sempre più professionale, insomma. Lavorare con professionisti come Manuele, Sbetta e Enzo è veramente appagante perché c'è da imparare anche nel minimo, nel dettaglio, un'espressione su qualsiasi cosa, c'è sempre da imparare tantissimo da loro, come atteggiamento anche in un lavoro del genere così importante. Lavorare con Enzo è stata forse una delle cose più importanti della mia vita fino ad ora, perché ho veramente avuto modo di imparare tanto da lui e soprattutto di sentirmi bene con me stessa, con il mio corpo, con il lavoro che faccio. Penso di essere cambiata anche moltissimo, di essere cresciuta tantissimo a livello artistico con lui da quando sono arrivata, e credo sia veramente una persona eccellente come insegnante. Questa esperienza artistica penso che
sia un'esperienza che, come tutte le esperienze, ti permetta comunque di crescere artisticamente e ti aiuti a stare anche a contatto con altre persone, quindi a condividere determinate cose. E lavorare con persone comunque come Enzo, come Betta, è comunque sempre un imparare, prendere comunque come delle spugne, no? Di comunque prendere il buono di anche a livello di personalità o anche a livello comunque di sempre artisticamente di movimento, comunque di comunque prendere sempre il meglio, ed è bello comunque anche imparare da persone così. Lavorare con Enzo come insegnante e coreografo. Allora, all'inizio ammetto che ho trovato un po' di difficoltà, nel senso che comunque ogni tanto mi è difficile captare alcuni movimenti, perché Enzo lo vedi, non parte e fa, te dici, oddio, che è successo, no? E invece poi, insomma, poi riguardandolo, poi lui ti spiega determinate cose, capisci, no? Il fatto che il movimento parta da un altro movimento e tutto, e quindi poi arrivi ad un quando comunque riesci, diciamo, a portare un po' il suo modo di ballare o il suo modo comunque di movimento, te lo porti addosso, è molto bello comunque, è molto liberatorio anche nel ballarlo. Mi piace come stile di danza, mi trovo molto, mi piace il fatto che c'è questa ampiezza di movimenti, la grandezza di movimenti, mi piace proprio, godo, perché proprio mi piace questa ampiezza che lui vuole comunque. È un attimino come in tutte le cose, un po' i primi tempi magari ti sembra, dici, oh mio Dio, ma cosa, aiuto, non riesce, poi è solo un fatto di canalizzare, di capire un attimo e poi vai.